È importante che ognuno di noi, ognuno di voi, faccia le cose in sicurezza. Naturalmente a noi come guardia costiera sta, cioè noi abbiamo anche il compito di far rispettare queste regole e di vigilare affinché queste regole siano rispettate. Ma se qualcuno butta qualcosa dobbiamo chiamare la guardia costiera. Come ha detto il dottor Pelle, quando vedete qualcosa che non va, potete chiamare il numero della capitaneria, è il 1530. Voi vi presentate, dite qual è il vostro problema, dite in quale spiaggia vi trovate, arriva a noi a Roccella la telefonata e noi cerchiamo di aiutarvi. Se tu fai qualche viaggio e incontri qualche squalo, tu devi stare calmo o agitarti. Subito fuori, ma non avere paura. Una volta mio fratello ha acceso un faro sulla spiaggia e quando siamo ritornati gli ho detto di non accenderlo più sulla spiaggia perché ci potremmo fare male. Hai fatto benissimo. Ma se vediamo un delfino spiaggiato dovremmo pure chiamare la guardia costiera. Sì, i delfini spiaggiati dovete chiamare la guardia costiera che c'è un procedimento particolare insieme al servizio veterinario per lo smaltimento. Regole di comportamento, regole di vita, il rispetto degli altri, tutti diciamo obiettivi che l'istituto si è prefisso quando ha presentato il suo progetto formativo nel POF. Però noi dobbiamo anche ringraziare chi ha voluto sostenere insieme a noi questo progetto pilota, la Capitaneria di Porto, insieme poi a degli esperti come il professore Pelle Giuseppe, la consulta, di Gioiosa Ionica, le varie amministrazioni comunali. Vivere in sicurezza fa parte proprio del saper vivere in legalità. Avevamo delle aspettative, diciamo così, normali. Adesso abbiamo dei risultati eccellenti. Questi ragazzi hanno presentato nei vari plessi degli interrogativi agli esperti veramente che ci hanno lasciato a bocca aperta, perché noi molte volte li consideriamo piccoli, invece loro riflettono, osservano, vedono anche il comportamento errato di molti adulti, sia per quanto riguarda il tenere in disordine le spiagge o la cosa pubblica, e chiedere perché poi non ci sono leggi più severe, più restrittivi. E poi quanto garbo e quanta finezza anche dei rappresentanti della Capitaneria di Porto che hanno illustrato veramente con tanta competenza quello che è il loro lavoro, ma soprattutto quello che dobbiamo fare noi cittadini, soprattutto i piccoli cittadini, se vogliamo veramente non parlare più di diventare persone legali, perché la legalità, come il nostro motto nell'Istituto Comprensivo di Gioiosa Ionica Grotteria, non si predica, ma si pratica. Come vedete non siamo su un'isola tropicale, siamo nel mare della Locride, spiaggia meravigliosa, mare pulito. E questo è il messaggio che io voglio lanciare a chi ci ascolta. Noi abbiamo un patrimonio che tutti insieme dobbiamo preservare. Mi dicevano le mie impressioni alla fine del progetto Papà ti salvo io che abbiamo fatto nelle scuole di Gioiosa Ionica e Grotteria. Guardate, mi ha arricchito personalmente perché ho visto tanti alunni e tanti insegnanti, anche personale non docente con la preside e altri, così attenti alle norme che vanno a salvaguardare la vita umana in mare, nonché i comportamenti che dobbiamo avere, che mi inducono a dire noi abbiamo una sensibilità che dobbiamo tirare fuori, dobbiamo, diciamo così, esportare. Il senso è questo, di imparare a rispettare comunque la natura in generale, perché il mare è bello, ma ovviamente bisogna starci attenti a quello che si fa e soprattutto mai, mai avventurarsi in solitaria. Dovete avere sempre qualcuno vicino a voi perché i pericoli in generale, la natura, se non si rispetta, può essere veramente pericoloso. Per cui, quando andate al mare con i vostri genitori o comunque state sempre vicino a loro, non avventuratevi mai in cose che potrebbero in qualche modo causare a voi pericolo e soprattutto rispettate quello che c'è. Qualcuno ha parlato che il mare spesso restituisce quello che noi ci buttiamo dentro ed è questo. Poi imparate sempre quando andate sulla spiaggia a raccogliere tutti i vostri rifiuti.
e ne facciamo tanti, e in generale anche a monte dobbiamo rispettarlo, perché il mare non è altro anche che il prodotto di quello che noi facciamo a monte, cioè tutte le nostre fiumare, i nostri fiumi portano l'acqua verso il mare, quindi qualunque cosa noi buttiamo anche in questi corsi d'acqua poi alla fine arriva al mare. E quindi rispettate il mare e buone vacanze, soprattutto perché mancherà veramente poco. Grazie.